Adesso un servizio curioso che riguarda il fenomeno delle scie chimiche in atmosfera, di cui si parla molto su internet ma poco sugli altri media. Un fenomeno che sembra coinvolgere anche il Molise. Un gruppo di cittadini ha presentato anche due esposti denuncia al nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e all'Agenzia regionale di protezione ambientale. Ce ne parla Giuseppe Lanese. Si può modificare il clima? È possibile far piovere a piacimento? Gli antichi sciamani usavano danze e invocazioni, gli scienziati di oggi invece, secondo alcuni, sembra ci stiano provando attraverso sistemi più tecnologici e non proprio convenzionali, complici alcune multinazionali e perfino i governi. Sono centinaia i siti internet che parlano di presunte sperimentazioni attuate attraverso il rilascio di sostanze chimiche nell'atmosfera all'insaputa dei cittadini, sostanze nocive per la popolazione che con le piogge si fissano sul terreno. I blog di Mezzomondo puntano il dito contro le scie chimiche degli aerei, accusate di essere molto di più dei semplici scarichi emessi dai motori. Il fenomeno è stato notato spesso anche nei cieli molisani e alcuni cittadini hanno deciso di andare a fondo alla questione, facendo effettuare delle analisi dopo il passaggio di queste scie. Ecco cosa hanno scoperto. Io ho fatto effettuare delle analisi chimiche su della neve caduta nel comune di Vinchiaturo, l'ho raccolta, l'ho fatta analizzare presso un laboratorio accreditato, ho trovato dei metalli pesanti che a mio parere non dovrebbero essere presenti, sono il bario, l'alluminio e la silice. Li ho trovati perché avevo notato dei passaggi strani di aerei e soprattutto delle scie che permanevano molto tempo nell'atmosfera. L'esperto che ha fatto queste analisi, che cosa le ha detto e come ha giustificato la presenza di questi metalli all'interno della neve? Mi sono rivolto semplicemente a lui in qualità di professionista, non ha saputo dare una spiegazione. Ecco, adesso voi avete intenzione di costituire un comitato, ma anche di presentare un esposto denuncia in procura contro ignoti. Ma indubbiamente, perché un materiale ritrovato nell'atmosfera indica un inquinamento estremamente diffuso e quindi si tratta anche di materiale pericoloso per la salute. Come mai avete deciso di parlare in TV di questo fenomeno? Noi abbiamo fatto di nostro già un piccolo volantinaggio dove potevamo, in qualche palazzo, in qualche condominio, abbiamo messo un volantino che poi comunque hai visto anche tu. D'altro canto cerchiamo persone che abbiano questa nostra attenzione di sviluppare maggiore informazione per riuscire anche a capire noi meglio cos'è il fenomeno e perché si scaturisce.